Lei che cosa pensa, il suo parere, il suo giudizio in questa giornata? L'informazione oggi praticamente non esiste, cioè veramente è una manifestazione di quello che io definisco un regime costituente. Nel senso il neoliberismo, anche perché questa situazione non è nata ieri, non è nata solo con il coronavirus diciamo, è stato l'elemento che ha esasperato le caratteristiche di un degrado che si è manifestato da anni. Per esempio il problema sanitario di cui prima sentivo giustamente parlare, è chiaro che il problema sanitario oggi è esploso, no? Ma sono ormai decenni che l'Italia, che aveva la legge sulla sanità pubblica più diciamo, efficace a livello internazionale, ed era riconosciuto anche a livello internazionale, è stata via via smontata fino ad arrivare, voglio dire, alla situazione assurda di oggi. E oggi l'informazione, che non è mai stata, voglio dire, eccezionale, però non era nemmeno univoca come oggi. Se uno guarda i telegiornali, voglio dire, sono bollettini di guerra, non solo bollettini di guerra, ma sono poi veline che in qualche maniera coinvolgano nell'omogenizzazione tutte le televisioni. E questo fenomeno è un fenomeno non solo italiano, anche se in Italia in maniera, diciamo, proprio evidente, direi quasi volgare, no? Dal livello che ha raggiunto. Però c'è ormai una omogenizzazione dell'informazione che evidentemente è finalizzata a creare una situazione psicologica delle persone che le rende appunto oggetto passivi, oppure le porta anche su un terreno, diciamo, irrazionale. Ora è chiaro che i negozianti e tutti quelli che lavorano nei servizi sono i più colpiti in maniera evidente, ma se c'è una perdita del PIL, no? Del 10-12-15%, è chiaro che poi viene coinvolta l'intera popolazione. Questo forse ancora non è chiaro molto, ma anche chi si sente, diciamo, relativamente garantito, forse attualmente in parte lo può essere, ma tendenzialmente la catastrofe arriva e arriverà poi anche a quelle categorie che oggi sono meno, diciamo, nell'occhio del ciclone. Per cui sarebbe necessaria appunto una, come si può dire, presa di coscienza di questo fatto. Ecco, nello stesso tempo lei pensa che andranno avanti regolarmente dai 15 al 29 o si allargherà l'orizzonte? Guardi, io credo che non faccio l'indovino, io sono convinto di una cosa, e questa crisi è una crisi strutturale e dalla quale se ne uscirà non certamente in termini, come si può dire, di semplice dibattito fra ipotesi diverse. Tenendo conto che il Covid esiste, io non sono un negazionista come viene detto, no? Ma gli effetti che questa ha è perché è stato abbandonato, diciamo, quello che era necessario, cioè un'organizzazione sociale, un'organizzazione della sanità che fosse all'altezza, diciamo, della situazione. Lei pensi che in Italia esisteva un centro pubblico sulle epidemie, oltre 10 anni fa è stato sciolto. Questi sono, voglio dire, i politici che hanno governato sia del cosiddetto centro-sinistra sia, diciamo, del centro-destra. Possiamo dire che il nostro governo non è riuscito, nonostante i 3 mesi di lezione che ha avuto, a gestire l'epidemia. Ma noi non abbiamo un governo, abbiamo una manica di quisling, di gente ricattata, corrotta, e che fa quello e gli viene detto dai loro padroni. Questa è la verità. Quale governo? Non c'è un governo oggi in Italia. Questo è il punto. Intanto noi la ringraziamo. Prego, e il suo solo nome? Mille. Alessandro Leoni, sono di Liberiamo l'Italia. E siamo qui essenzialmente per un motivo, perché vogliamo ribadire che non esiste una informazione
di prima categoria e una di seconda categoria, cioè non c'è una classificazione per cui tutto ciò che esula da quello che è la narrazione del media mainstream è una informazione sbagliata a priori, perché se non c'è contraddittorio non è informazione, è qualcos'altro. Prego, quindi voi siete fondamentalmente per un'informazione che raccolga tutti i pareri. Certo. Parlare di Fabrizio, della Firenze, ma un cittadino, come ne sono venuti quelli che dovevano venire stamani mattina. Informazioni non arrivano ai cittadini, anzi, non è così. Proprio le informazioni arrivano quelle che un'opinione fa arrivare, solamente un'opinione. E mancano le informazioni proprio per il vivere quotidiano, per prendere le scelte, anche le più piccole che ci state a prendere. Questo, questa responsabilità è il servizio pubblico, manca il buon senso di tutto, manca il buon senso, i dati vengono gestiti, come vengono gestiti i tamponi, non fate parlare le persone che dovrebbero andare in televisione, dovrebbero essere intervistate. Il problema è che qui non vengono presi nemmeno proprio, non si va a prendere nemmeno i tecnici che ce ne sono, cioè, abbiamo scelto. Il governo ha scelto i 400 e quelli devono essere. Invece ci sono persone che hanno fatto studi, fanno studi su tutte. Qui non è una questione di essere tuttologi. Io da cittadino prendo le mie informazioni per il mio vivere quotidiano, per cercare di fare le mie scelte al meglio. Ma professionisti in tutti i campi ci sono delle eccellenze in Italia e vengono, ma ignorate dal servizio pubblico, da tutti i mezzi, vengono ignorate. Questa cosa non è più accettabile. Non è più accettabile, domani saremo zona rossa per non si sa nemmeno bene il castello che sta. Allora, voi siete il primo castello che deve venire giù e siete voi giornalisti che dovreste opporvi a questa cosa, perché sennò diventerate collaborazionisti. Bravo padre. Sennò volete fare collaborazionisti, vi dovete confrontare voi con chi sta facendo informazione in questo momento, non contro informazione, informazione, perché è differente. Allora lì dopo, perché io non posso passare, io faccio, posso fare il politico, posso fare il ristoratore, ma voi siete voi che state divulgando le notizie. Che notizie state divulgando? A senso unico, un'opinione sola. Io mi devo avere più opinioni, devo scegliere io cittadino. Terrore e paura alla gente, c'è gente che non esce più di casa, terrore e paura, i psicofarmaci sono aumentati, quante se ne può dire? Si uscirà con le ossa rotte, tanta gente non si riprenderà nemmeno, non ti sto nemmeno a parlare a 8 mesi, la gente non riscuote. Questo è colpa dell'informazione. L'informazione ha fatto paura e terrore. E continua a fare. Paura e terrore. Siamo con la mascherina all'aperto, paura e terrore. Perché se non ve lo permettono, dentro questa scatola di cartone non ve lo permettono, lo dovete dire. Vi che dovete non ve lo ribellare. Perché se a me, io faccio il ristoratore e mi fanno avvelenare i miei clienti, io forse il ristorante lo chiudo. Che ne pensa? E io ho il mio ruolo. Perché se la maestra che mi prende il figliolo a settembre e me lo tiene mascherato 8 giorni e mi avvelena il figliolo e succede, allora ci sono dei ruoli, delle professioni più importanti. Io guarda, poi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Vi dovete ribellare. Il buon senso se non esiste bene. Più. Qui ci vuole assumersi la propria responsabilità. Voi, questo momento. No, proprio senza maschera. Noi, voi. Io senza maschera non lo volevo. Mi piacerebbe non dire nemmeno più voi, noi, ma tutti noi perché tutti la maschera ti facciamo una comunità. È pazzesco. Una comunità. Questa comunità, con questo sistema, con questa informazione, senti, io ho raccolto il tuo appello. Io ti ringrazio, grazie. Non posso mandare 5 milioni per rendere conto, ma tu appello si deve fare delle cose importanti se volete provare a dire la vostra difesa, perché se vi omologate a questa opinione, a questa unica cosa, e mi sembra il minimo, perché se le persone sono terrorizzate in casa, guarda, se le giornali hanno le loro responsabilità, una forte paura può durare 3-4 giorni, tremo, tutte cose, poi devo mi dura 4-5 mesi, sai le patologie viene fuori? La gente, se di me non si parla, si muore di tumore. Il messaggio lo dovresti dare voi. Confrontatevi con chi in questo momento sta facendo informazione. Perché sicuramente internet si affoga nelle notizie, infatti si rimane anche un po', però ci sono l'altra volta dei virologi che meritano di essere intervistati. E ne può nominare tanti. Noi si vuole il confronto, si vuole un confronto, perché ci sono tante persone che sono lì, guardano solo la scatoletta alla televisione, guardano solo la scatoletta in casa, ci sono persone che leggono solo i giornali. Il paese d'anziani, la visione unica è ragazzi, il messaggio è chiaro.